Siamo partiti un po' coraggiosamente, vedo qua qualche dirigente scolastico che già ha partecipato e aderito al progetto. Nei ringraziamenti vanno ringraziati i dirigenti scolastici. Sì, esatto, che hanno aderito con entusiasmo a questa possibilità. Allora, noi abbiamo proposto a 12 classi dei licei torinesi di partecipare a un progetto di alternanza che ha come obiettivo quello di presentare le professioni legate all'arte e quindi raccontare che cosa succede dietro le quinte di un'istituzione culturale come è la Reggia di Veneria. Non sono 300 i dipendenti del Consorzio della Veneria Reale, ma sono 300 le persone che lavorano alla Reggia di Veneria nel periodo di massima attività, quindi questo da marzo a giugno. Le professionalità che lavorano perché la Reggia proponga attività espositive, eventi, insomma tutti la conosciamo, sono tante e hanno dei profili professionali specifici che non è sempre facile intravedere dietro le quinte. E effettivamente per la Reggia di Veneria, forse immagino più che per l'impresa, cioè il bene culturale, l'istituzione culturale ha già come compito quello di raccontarsi, di rapportarsi alla scuola. Quindi noi ci siamo appoggiati chiaramente su dei rapporti già abbastanza solidi con le scuole del territorio. Ma la rivoluzione anche al nostro interno è stata copernicana. Perché mentre siamo abituati a vedere lo studente come un ospite che passa da noi una giornata, accogliere un gruppo di studenti che invece partecipano all'attività è totalmente diversa, proprio il punto di vista. Le aree professionali che abbiamo scelto di presentare ai ragazzi sono 6, l'ufficio mostra, l'ufficio attività espositive, l'ufficio comunicazione e stampa, l'ufficio dei servizi educativi e il pubblico, l'ufficio del centro studi, delle ricerche storiche artistiche e poi abbiamo chiesto aiuto al centro conservazione e restauro per presentare la figura del restauratore e del diagnosta dei beni culturali. I ragazzi hanno scelto, sono circa 300 ragazzi, hanno scelto di approfondire la conoscenza dell'attività, insomma, di 2 uffici e abbiamo iniziato le settimane di alternanza dopo aver presentato appunto queste figure ai ragazzi e aver condiviso il percorso con gli insegnanti. Il percorso di alternanza per la Reggia ha un impegno di 8 settimane, ogni ragazzo sta in Reggia 2 settimane, una settimana lavora con un ufficio, una settimana con un altro ufficio. I ragazzi, vi dico proprio come l'abbiamo strutturato, perché i numeri sono alti. Abbiamo mescolato le classi di 3 licei, i ragazzi lavorano in gruppi da 10-12 studenti insieme. Era importante per noi che i licei si mescolassero, licei classici, scientifici, artistici, linguistici, in modo da lavorare a gruppi misti con competenze e conoscenze diverse. Il ragazzo arriva il lunedì in Reggia e incontra il responsabile dell'ufficio, il quale presenta il lavoro e dà al gruppo un compito che deve essere presentato il venerdì. Durante però la settimana, i ragazzi passano 6 ore ogni giorno con noi, vengono guidati in questo compito di realtà da un tutor, perché nessuno, e questa è un po' la criticità, nessun responsabile d'ufficio può staccarsi dal suo lavoro e seguire chiaramente per 6 ore al giorno un gruppo di ragazzi di 16 anni. E hanno 16 anni, non possono essere lasciati soli all'interno della struttura, mentre siamo più abituati a ricevere studenti universitari assolutamente autonomi anche nel movimento. Ecco, io vi pongo anche questi problemi: se hai una riunione col direttore e dici ci vediamo fra 2 ore, non c'è nessun problema. Penso che ci sia una responsabilità diversa lasciare in una struttura un ragazzo comunque di 16 anni. Quindi abbiamo organizzato, grazie al sostegno della Fondazione per la Scuola, un tutoraggio impegnato
un tutor impegnato proprio come guida del gruppo di lavoro. Il gruppo di lavoro ha l'incarico poi il venerdì di presentare il suo lavoro operativo, di presentarlo al responsabile d'ufficio e all'insegnante che coordina il progetto di alternanza e presentarlo chiaramente secondo modalità che siano le modalità in cui si presentano dei progetti culturali. Quindi ogni progetto ha il suo, ogni gruppo ha scelto le sue modalità. Il gruppo che fa comunicazione, che lavora sui social, presenta un diario di bordo che fa quotidianamente su una piattaforma che si chiama Tumblr e quindi lavora con i social non per giocare ma per lavorare, come adesso si fa. Il gruppo che presenta, che è impegnato nell'attività espositiva, che deve organizzare una mostra, presenta la sua mostra ipotetica e virtuale con gli strumenti che solitamente un gruppo curatoriale utilizza e via di seguito. Io vi ho portato solo un'immagine per farvi vedere anche solo i visi compresi concentrati dei ragazzi mentre stanno lavorando. Saltano l'intervallo, non mangiano neanche più, stanno dalle 9 alle 2 presi dell'entusiasmo del loro lavoro, non sempre, non tutti, però c'è veramente, si sente un clima di entusiasmo veramente positivo. Io ho provato a sperimentare come servizi educativi un'attività didattica con i ragazzi di 16 anni direttamente in una scuola del territorio con dei bambini di prima, di terza e di quinta. Incredibile, gli insegnanti e dirigenti scolastici sono fatti i complimenti per la serietà con cui questi ragazzini si sono mossi in una scuola di bambini più piccoli. I compiti, dicevo, attività espositive, devono presentare una mostra, comunicazione e stampa devono presentare un lavoro di comunicazione sui social, i servizi educativi ha dato l'incarico di riflettere su un percorso appunto o per le scuole o per gli adulti di visita di mediazione della Reggia, il centro studi ha proposto una ricerca che cambia di settimana in settimana sulla storia ottocentesca della Reggia, il diagnosta dei beni culturali come avete visto dalle fotografie conduce i ragazzi proprio in un'analisi delle opere e dei materiali all'interno dei laboratori del centro del restauro e il restauratore spiega ai ragazzi attraverso un'esperienza pratica quali sono i materiali e le tecniche del restauro.